Hare Krishna, buongiorno a tutti, buona domenica, buona vigilia di Natale. Continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam. Om Agyanti Marandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Siuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakan Vitangscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Parastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachanane Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Satarane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ora continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam, siamo sempre terzo canto, capitolo, sesto capitolo, la creazione della forma universale, siamo verso 11. Atatasya bitaptasya katidhaya tananiha nirabhidyanta devanam tani me gadata shrinu. Atatasya bitaptasya katidhaya tananitha nirabhidyanta devanam tani me gadata shrinu. Atta di conseguenza, tasya di lui, abitaptasya in rapporto con la sua contemplazione, katidaha, quanto Ayatanani forme, ha, ci furono, nirabhidyanta, con emanazioni parziali, devanam, degli esseri celesti, tani, tutti questi, megadattaha, descritti da me, Srinu, ascolta. Traduzione e spiegazioni di Sri Vinugraccia, Srila Prabhupada, Ki Jai. Maitreya disse: Lascia che ti spieghi ora come il Signore Supremo prese la forma di differenti esseri celesti, dopo che ebbe manifestato la gigantesca forma universale. Spiegazioni. Gli esseri celesti, come tutti gli altri esseri viventi, sono parti integranti del Signore Supremo, ma distinti da Lui. Questo è importante. Ciò che distingue gli esseri celesti dagli esseri comuni è il loro grado di devozione per il Signore. Infatti, quando gli esseri comuni si arricchiscono di atti virtuosi con la pratica del servizio di devozione offerto al Signore e svanisce il loro desiderio di dominare le energie materiali, essi sono elevati alla posizione di esseri celesti. E incaricati dal Signore di partecipare alla amministrazione dell'ordine universale. Sapevi che c'è una amministrazione per l'universo?
sono gli esseri celesti, persone più elevate in servizio devozionale, più devoti, ma non completamente puro per tornare al mondo spirituale, ma molto molto virtuosi, prende la posizione di esseri celesti che hanno il compito di gestire tutto l'universo, perché io lo dico sempre. Perché vivendo a Bologna, vicino a Bologna, si vede questi palazzi, sono palazzi vicino alla fiera e sono tutti quei palazzi molto alti, pieni di uffici di gente che sta amministrando la regione, la provincia e penso anche la città. Forse solo la provincia e la regione. Che è un puntino insignificantissimo su un pianeta, insignificante puntino in mezzo a tutti i milioni e milioni di pianeti, in un universo fra milioni di universi. E tutta quell'organizzazione, tutta quella gente per amministrare, che dire di tutto l'universo? Così. È assurdo, è una proposta illogica, assurdo che sì, qui vedi la nostra esperienza che tutta ha bisogno di amministrazione, di organizzazione, di persone che gestiscono le cose e di pensare che un universo con migliaia di pianeti così complesso non c'è bisogno di amministrazione. No, tutti. Materialista pensa che tutto ferma a me. Noi gestiamo, organizziamo, stiamo dominando le energie materiali, ma sopra di noi non c'è nessuno. C'è solo un caos, a caso. È un proposto abbastanza assurdo. Allora, verso 12. Dalla sua bocca ebbe origine Agni, il fuoco, e tutti gli esseri celesti incaricati dei differenti settori di attività materiali entrarono in essa per assumere la loro rispettiva funzione. Questa stessa energia permette all'essere vivente di esprimersi con parole. Spiegazione: la bocca della gigantesca forma universale del Signore è all'origine del potere di parlare. Non è da poco il fatto di parlare, questo fatto di comunicare, da dove viene questa potenza, questa capacità di parlare, anche se parla male, ma nel senso che questo fenomeno che dalla bocca emana vibrazioni, parole che hanno un significato. La bocca della gigantesca. L'essere che dirige l'elemento fuoco è la divinità che controlla questo potere, o Adidaiva. Le parole emesse sono adhyatma, o funzioni fisiche, e il tema dei discorsi enunciati è un prodotto della materia, o principio dell'adibhuta. Verso 13. Quando il palato della forma universale si manifestò separatamente, Varuna, il direttore dell'aria nei sistemi planetari, vi penetrò. In questo modo gli esseri possono gustare con la lingua. È tutto gestito, organizzato da persone superiori a noi. Verso 14. Quando le due narici del Signore si manifestarono separatamente, i due Ashwini Kumar entrarono in esse e si stabilirono nella posizione adeguata. In questo modo gli esseri possono sentire il profumo di ogni cosa. Verso 15. In seguito i due occhi della forma universale del Signore si manifestarono separatamente. E il sole che dirige la luce entrò in essi insieme con la vista. In questo modo gli esseri possono vedere le forme. Verso 16. Quando la pelle della forma universale si manifestò separatamente, Anila, la divinità che dirige il vento, entrò in essa insieme col tatto.
In questo modo gli esseri possono conoscere le sensazioni tattile. Se non è a caso che questi sensi particolari hanno capacità di sperimentare, toccare il tatto, visione, narici, l'odore, la lingua, parlare, gustare. Tutte queste cose sono tutte gestite da essere celeste. Allora, verso 17. Quando gli orecchi della forma universale si manifestarono separatamente, le divinità che controllano tutte le direzioni entrarono in essi col principio dell'udito, grazie al quale tutti gli esseri possono udire e trarre vantaggio dal suono. Spiegazione: l'orecchio è lo strumento più importante nel corpo degli esseri viventi. E il suono è il veicolo più importante per trasmettere la conoscenza di cose sconosciute e lontane. La perfezione del suono e della conoscenza entra nell'orecchio e rende perfetta la nostra vita. Tutta la conoscenza vedica è ricevuta attraverso l'ascolto, perciò il suono è la fonte più importante di conoscenza. Infatti, prima dei libri, che esistessero i libri, tutta la conoscenza vedica veniva trasmessa oralmente. Il maestro spirituale parlava, spiegava, raccontava la conoscenza vedica e i discepoli ascoltavano e ricordavano il fatto di essere senza attività peccaminose. Aveva un'intelligenza e una memoria molto molto potente, ricordava tutto quello che ascoltava dal maestro spirituale, tutta la conoscenza vedica. In realtà il libro, i libri di Srila Prabhupada sono semplicemente messi giù, scritti da le parole, perché Prabhupada dettava questi libri. Dettava e veniva registrata e poi trascritte. È come se forse stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando, leggendo, e questa è la vera trasmissione di conoscenza, di recitare, cantare e gli altri ascoltano. Così questa conoscenza che ci libera dall'incantenimento al mondo materiale viene trasmesso. Allora, verso 18. Quando la pelle della forma universale si manifestò in modo separato, le divinità che controllano le sensazioni tattili entrarono in essa insieme con i loro differenti principi. In questo modo gli esseri viventi sentono il prurito e il piacere del tatto. Spiegazione: le percezioni tattili si fondano su due elementi principali, il tatto e il prurito, che sono controllati rispettivamente dalla pelle e dai peli del corpo. Secondo Srila Vishvanatha Chakravarti, la divinità che controlla il tatto è l'aria che circola all'interno del corpo, e la divinità che controlla i peli del corpo è Oshadya. Per la pelle l'oggetto di percezione è il tatto, e per i peli del corpo l'oggetto di percezione è il prurito. Allora, verso 19. Ci sono poche spiegazioni. Quando i genitali della forma universale si manifestarono separatamente, Prajapati, il primo di tutti gli esseri creati, entrò in essi col liquido seminale. In questo modo gli esseri possono godere del piacere sessuale. Verso 20. Le vie di evacuazione si manifestarono separatamente, e la divinità chiamata Mitra penetrò in esse con gli organi di eliminazione.
In questo modo gli esseri viventi possono evacuare urina ed escrementi. Tutta la sua origine dal Signore, solo che la riflessione distorta qui nel mondo materiale, ma tutto quello che vediamo e sperimentiamo ha un'origine, forma originale nel mondo, nell'energia spirituale, nel mondo spirituale. Verso 21, in seguito, quando le mani della forma universale si manifestarono separatamente, Indra, il sovrano dei pianeti celesti, entrò in esse. In questo modo gli esseri possono agire per provvedere al loro mantenimento. Possiamo andare a coltivare il cibo. Poi le gambe della forma universale si manifestarono separatamente. E l'essere celeste chiamato Vishnu, che non è il Signore Supremo in alto, entrò in esse col principio del movimento. In questo modo gli esseri possono spostarsi e raggiungere la loro destinazione. Verso 23. Quando l'intelligenza della forma universale si manifestò separatamente, Brahma, il maestro dei Veda, entrò in essa col principio della comprensione. In questo modo gli esseri possono cogliere il significato delle cose. Verso 24. Il cuore della forma universale si manifestò separatamente e la divinità della luna, Claudia Stern, dal Atman e sua residenza in gloria, gloria. Okay. Hare Krishna. Il cuore della forma universale si manifestò separatamente e la divinità della luna entrò in esso con l'attività mentale. In questo modo l'essere può speculare. Tutto viene da Krishna, da Dio. Verso 25. L'ego materiale della forma universale si manifestò separatamente e Rudra, la divinità che controlla il falso ego, penetrò in esso col principio dell'azione. In questo modo l'essere può perseguire lo scopo dei propri atti. Spiegazione. Il falso ego o identificazione con la materia è governato dalla divinità chiamata Rudra, che è una manifestazione di Shiva. Rudra è l'emanazione dal Signore Supremo e governa l'ignoranza nell'universo materiale. Le attività del falso ego si fondano tutte sul corpo e sulla mente. Perciò la maggior parte delle persone dominate dal falso ego è sotto il controllo di Shiva. Quando l'uomo raggiunge un grado più raffinato di ignoranza, pensa di essere il Signore Supremo. Questa convinzione egoistica dell'anima condizionata è l'ultima trappola dell'energia illusoria che domina l'intero mondo materiale. Quando uno non riesce a dominare fisicamente con i suoi sensi e godere la materia, viene frustrato in questa tentativa, comincia a pensare che sono io Dio, che sono uno con Dio. Questo proprio chiama sempre l'ultimo trappo dell'energia illusoria, perché siamo qui, mi viene in mente sempre questo ragazzo che è venuto tanti anni fa in America, al tempio in Boston, è venuto al tempio, si è seduto in mezzo della sala, perché abbiamo scoperto dopo che aveva preso un LSD, è andato un po' fuori di testa, cominciato, abbiamo portato e messo fuori nel giardino, fuori all'entrata del tempio. E lui continuava a dire, adesso io sono Dio, realizzate che sono io Dio, adesso sto muovendo il sole, vedi? Sto muovendo il sole. Poi tutti noi vedevamo che è un ragazzo un po' pazzerello, lì seduto, totalmente insignificante, ma l'illusione, l'ultima illusione, e faceva pensare di essere Dio. Che era assurdo, che io sto muovendo il sole. Non riusciva neanche a muovere il suo corpo.
Poi alla fine avevo chiamato l'ambulanza perché era anche un po' il rischio di essere violente. Allora, verso 26. Poi, quando la sua coscienza si manifestò separatamente, l'energia totale, il Mahatma, entrò in esse con la sua parte cosciente. In questo modo gli esseri possono accedere alla conoscenza specifica. Verso 27. Poi alla testa della forma gigantesca si manifestarono i pianeti celesti, dalle sue gambe i pianeti terrestri e dal suo addome l'etere. Tutti si manifestarono separatamente. All'interno di essi si manifestarono anche gli esseri celesti e altre creature secondo le influenze della natura materiale. Questo è tutto il molto complesso sistema, come viene creato tutte queste varietà che viviamo intorno a questo nostro corpo. Tutto è un infinito di varietà, ma tutto in origine viene da Krishna, è tutta sua energia, ma viene gestito nel mondo materiale così, attraverso esseri celesti, tutta l'energia materiale gestito, organizzato, spostato in questo modo. Verso 28. Gli esseri celesti, contraddistinti dall'eccellenza delle virtù, abitano i pianeti superiori, mentre gli esseri umani, la cui natura appartiene alla passione, vivono sulla terra, in compagnia dei loro subordinati. Spiegazione. La Bhagavad Gita, capitolo 14, versi 14-15, insegna che gli esseri che si sono evoluti nella virtù sono elevati ai sistemi planetari superiori, paradisiaci, mentre coloro che sono sopraffatti dalla passione vivono sui sistemi planetari intermedi, come la Terra e altri pianeti simili. Invece, coloro che sono schiacciati dall'ignoranza cadono nei sistemi planetari inferiori o nascono nel regno animale. Gli esseri celesti sono molto elevati nelle virtù, perciò abitano i pianeti celesti. Al di sotto degli esseri umani si trovano gli animali, tra cui alcuni, come la mucca, il cavallo, il cane e altri, vivono liberamente tra gli uomini e beneficiano della loro protezione. Dovrebbe, purtroppo, la mucca, no? Che è l'animale più importante che ci dà il latte. La parola atyantikena è molto significativa in questo verso. Sviluppando le virtù materiali si possono raggiungere i pianeti celesti. Ma sviluppando eccessivamente la passione e l'ignoranza, l'uomo arriva fino al punto di uccidere gli animali che invece dovrebbe proteggere. Le persone che assecondano l'abbattimento degli animali hanno sviluppato oltre misure l'influenza della passione e dell'ignoranza e non hanno speranze di elevarsi a livello della virtù, anzi sono destinate a degradarsi nelle specie inferiori di vita, prendere la nascita in forma animale. I sistemi planetari sono considerati superiori o inferiori secondo la categoria di essere che li abitano. Verso che si sono più in virtù o più in passione o più in ignoranza, tutte queste scale di pianeti superiori, media e inferiori nell'universo. L'essere vivente che sono compagni di Rudra evolvono sotto la terza influenza della natura materiale, l'ignoranza, Tamaguna. Essi vivono nello spazio compreso tra i pianeti terrestri e i pianeti superiori. Spiegazione. Le parti intermedie dello spazio è chiamato Bhuvar Loka, come confermano Srila Vishwanath Chakravarti e Srila Jiva Goswami.
La Bhagavad Gita afferma che gli esseri che si trovano sotto l'influenza della passione abitano le regioni intermedie. Coloro che sono situati nelle virtù sono elevati alle regioni degli esseri celesti e coloro che sono situati nella passione sono posti nella società umana, qui su questo pianeta. E coloro che si trovano nell'ignoranza raggiungono le specie animali o i fantasmi. Questa conclusione non è affatto contraddittoria. Esseri differenti vivono in differenti regioni dell'universo, su differenti pianeti, in funzione della natura che hanno acquisito sotto le tre influenze della natura materiale, tutto organizzato perfettamente. Magari concludo qua, che è un po' lungo il prossimo verso. Continuiamo domani. E buona domenica, buona vigilia di Natale. Questi sono oggi e domani di meditare, contemplare, pregare sulla personalità di Gesù Cristo, che è un grande e puro devoto, che è venuto per stessa missione, sempre di diffondere coscienza di Dio, coscienza di Krishna, secondo tempo, luogo e circostanza, alle persone a cui, dove si trovava. Infatti era previsto, se mi si chiama la Adi Purana, era previsto che uno nascerà quando grande devoto, nei luoghi lontani, lontani dalla cultura vedica e predicava alle persone molto cadute. Poi abbiamo visto come è andata a finire la storia, mostrando quanto erano caduti, e lui aveva questa missione di predicare, e per questo motivo dava le cose basilari, ma allo stesso tempo più elevato, amore per Dio, che la conclusione, l'essenza, la conclusione di tutta la conoscenza vedica, di sviluppare amore per Dio. E così possiamo pregare a lui che possiamo sviluppare amore per Dio, Krishna, cantando il santo nome di Krishna. Hare Krishna. E questo è il modo migliore, non è un momento solo di mangiare, regali, tutto materiale, ma di ricordare le missioni di questi grandi, grandi maestri, grandi devoti che vanno in tutte le parti del mondo per diffondere coscienza di Dio, coscienza di Krishna, stesso conoscenza, stessa conclusione, la stessa conoscenza. Hare Krishna, buona domenica, buona vigilia di Natale, Hare Krishna.